io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono. Un innocente in carcere e un colpevole a piede libero. Ne sono convinti i familiari di Giovanni Camassa, l'agricoltore 45enne originario di Melendugno, condannato all'ergastolo per l'assassinio di Angela Petrachi, 31 anni, madre di due figli, uccise il 26 ottobre 2002 nelle campagne di Borgagne. Assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, l'uomo è stato poi condannato dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Lecce, sentenza confermata anche in Cassazione. Un clamoroso caso di errore giudiziario, secondo l'avvocato difensore Francesca Conte, che attende ora il deposito della sentenza per chiedere la revisione del processo. Altrettanto convinti ne sono i suoi familiari. Per tutti parla il nipote. Secondo me le indagini sono state fatte un po' superficialmente e buona parte degli indagati invece sono in giro, sono a spasso, mentre un innocente è dentro e non si spiega il motivo. Indagini superficiali che avrebbero tralasciato particolari importanti come i forti contrasti coniugali della donna separata dal marito, le denunce da lei presentate per le percosse ricevute, addirittura il ritrovamento sul cadavere della vittima di un pelo pubico il cui DNA non appartiene a Camassa, così come altre tracce analizzate. Per questo il difensore ha già contattato il generale De Ris Garofano perché ci sia una revisione di tutto il materiale scientifico presente negli atti per dimostrare l'assoluta estraneità di Camassa, e per questo il nipote lancia un appello. Nuovamente a caso, non vogliamo l'archiviazione del caso, vogliamo il colpevole in carcere, non un innocente.